auto, moto, approfondimenti, inchieste, curiosità, personaggi. Insieme alla redazione di Gazzetta Motori scopriremo e analizzeremo il mondo delle quattro e delle due ruote. Hyundai Tucson, Cupra Terramar, la sfida fra la BMW F900 GS Adventure e la Triumph Tiger 900 GT Pro, il futuro della mobilità secondo Toyota. Prima però, diamo uno sguardo alla nuova Lamborghini Temerario. Lamborghini ha finalmente svelato la sua nuova creatura, Temerario, un bolide che eredita il fascino della Huracan, ma con un'anima tutta nuova e prestazioni da capogiro. Non si parla solo di un'auto, ma di un vero toro da corsa, che proprio come l'omonimo animale che sconfisse i migliori toreri del mondo nel 1800, promette emozioni su strada e tempi su giro straordinari in pista. Sotto la carrozzeria c'è un V8 biturbo da 920 cavalli, capace di raggiungere i 10.000 giri al minuto. Un propulsore interamente progettato a Sant'Agata Bolognese che non vedremo su nessun'altra vettura del gruppo Volkswagen. E se vi preoccupate del temuto turbo lag, niente paura. Un motore elettrico montato prima del cambio a 8 marce garantisce una risposta fulminea anche ai regimi più bassi. Non c'è l'albero di trasmissione, ma le ruote motrici sono 4. Altri due motori elettrici sono montati all'anteriore e la batteria si ricarica in ogni modo possibile, persino grazie alla frenata rigenerativa. E per i più temerari c'è la modalità drift, che promette sovrasterzi da brivido controllati dall'elettronica. Rispetto alla Huracan, l'abitacolo offre più spazio per la testa e per le gambe e la nuova struttura in alluminio assicura più rigidità e meno complicazioni costruttive. Per chi vuole ancora di più, c'è il pacchetto alleggerita, che riduce il peso e migliora l'aerodinamica. La Temerario è una rivoluzione, un'auto che romba e curva come una vettura da corsa. Se non siete pronti a dominare questo toro, beh, forse è meglio restare nella stalla. Agli italiani, si sa, piacciono i SUV. I motivi? La loro versatilità, che combina spazio e comfort. La posizione di guida rialzata, che offre una maggiore visibilità. L'adattabilità a diversi terreni, che li rende adatti sia all'uso urbano che ai viaggi su percorsi sterrati. Infine, il design. Fari a LED dalle forme futuristiche, parafanghi imponenti, gomme larghe. Tutto ciò che serve per non passare inosservati. Hyundai deve la sua fortuna commerciale anche a investimenti azzeccati nel segmento SUV. Il modello Tucson è stato introdotto sul nostro mercato 20 anni fa, segnando l'inizio di una storia di successo. Il suo esordio nel 2004 ha rappresentato una ventata di novità, grazie a un buon rapporto tra qualità e prezzo, a uno stile moderno e a una fruibilità che hanno saputo attrarre un pubblico sempre più vasto. Un'evoluzione continua attraverso 4 generazioni. L'ultima, lanciata nel 2020, rappresenta il culmine di questa trasformazione, che oggi viene rinnovata con un aggiornamento di metà carriera, mantenendo un'ampia gamma di motorizzazioni. Si parte dalla Power Unit Turbo Diesel Mild Hybrid per arrivare alle versioni alimentate a benzina. Mild Hybrid, Plug-in Hybrid e Full Hybrid, la più venduta, sia in Italia che in Europa, la protagonista della nostra prova. Il design si distingue per i paraurti ridisegnati, dove trovano posto una griglia e una firma luminosa inediti, che conferiscono un aspetto più grintoso rispetto al passato. Gli interni, completamente riprogettati e di ottima qualità, sono caratterizzati da un cruscotto minimalista, dominato da 2 display curvi da 12,3 pollici. Ovviamente non potevano mancare i sistemi wireless Apple CarPlay e Android Auto, ma non manca neanche una buona dotazione di tasti fisici. Sulla versione Full Hybrid, spinta da un 4 cilindri di 1,6 litri, la potenza elettrica è stata portata da 44,2 kW a 47,7 kW, complessivamente 215 cavalli e 265 Nm per metro. Interessanti dati relativi al peso.
1650 kg per la versione a due ruote motrici, 1720 kg per quella a quattro ruote motrici. Niente male in un mondo dove ormai il traguardo delle 2 tonnellate è superato da molti, troppi veicoli. Questa combinazione si traduce in consumi davvero ridotti, soprattutto in città e in extraurbano. Tanta attenzione anche alla sicurezza. Il pacchetto Hyundai Smart Sense include tecnologie di assistenza alla guida avanzate, in grado di evitare collisioni con altri veicoli e rendere la guida più piacevole, meno impegnativa. Non manca il sistema di parcheggio remoto, una funzione utilissima per chi vive in città. Il comfort raggiunge livelli tipici dei modelli di segmento superiore, grazie a un bagagliaio che, a seconda della versione, varia da 546 a 620 litri, oltre a tanto spazio per i passeggeri. In definitiva, la nuova Hyundai Tucson, proprio come le sue modalità di guida, sa passare con disinvoltura da un assetto sportivo a uno più rilassato. E se vi accorgerete che i viaggi sembrano più brevi del previsto, non preoccupatevi. A bordo della Tucson, il tempo vola. Un plus incluso nel prezzo. Cupra, giovane marchio spagnolo nato nel 2018, non rallenta. Ha già superato le 700.000 immatricolazioni, ma il vero obiettivo è ambizioso: raggiungere le 500.000 unità vendute all'anno. Come? Investendo nel segmento dei SUV, con il progetto Terramar. Il nome è un omaggio all'autodromo di Sitges, dove tutto è iniziato. Il design super sportivo è arricchito dai fari LED Matrix, dalla firma luminosa a tre triangoli e dal logo Cupra illuminato sul retro. Gli interni sono all'avanguardia dal punto di vista tecnologico: cruscotto digitale e schermo da 12,9 pollici. I sedili avvolgenti sono realizzati con materiali ecosostenibili. Le motorizzazioni includono opzioni a benzina, mild hybrid a 48 volt e plug-in hybrid. Quest'ultima versione è la più potente e versatile, con 272 cavalli e la capacità di percorrere circa 100 km in modalità completamente elettrica. I cerchi variano da 18 a 20 pollici. Lo sterzo è stato messo a punto per garantire un'elevata precisione direzionale e le sospensioni sono regolabili elettronicamente. Ogni dettaglio è pensato per offrire massimo divertimento in curva. E per chi ama frenare come un pilota, ci sono le pinze freno Akebono a 6 pistoni disponibili come optional. La ciliegina sulla torta? L'edizione limitata dedicata all'America's Cup. Solo 1337 esemplari. Una versione esclusiva che collega davvero la terra al mar. La BMW F900 GS Adventure e la Triumph Tiger 900 GT Pro sono due moto da sogno per chi ama viaggiare. La prima, con il suo serbatoio da 23 litri, è la regina incontrastata del turismo a lungo raggio. La seconda, compatta e leggera, con il suo serbatoio da 20 litri, è perfetta per divorare chilometri su strade tortuose. Entrambe condividono una cilindrata di poco inferiore ai 900 cm cubi, ma la BMW monta un bicilindrico parallelo, mentre la Triumph sfoggia un 3 cilindri in linea. Differenze evidenti anche nelle ruote: 21 pollici per l'anteriore della tedesca, 19 per l'inglese. La BMW sorprende per il suo equilibrio ciclistico. Dolce e precisa, permette di affrontare curve con angoli di piega notevoli senza sforzo. La Triumph, invece, è un fulmine nei cambi di direzione. Reattiva, veloce, ma con un avantreno più nervoso. Il motore della BMW ha tanto tiro in basso, dove la Triumph perde terreno, per poi recuperare in allungo, grazie alla potenza del suo tricilindrico. Quale scegliere? La F900 GS Adventure è la compagna ideale per raggiungere Capo Nord in prima classe. La Tiger 900 GT Pro adora scorrazzare veloce sui passi di montagna. A voi la scelta!
Mobility for All, un progetto di Toyota che mette l'inclusività al centro delle proprie strategie, riconoscendo il diritto di tutti a contribuire alla lotta contro il cambiamento climatico. L'obiettivo è raggiungere la neutralità carbonica globale entro il 2050, anticipato al 2040 per l'Europa. Il piano prevede tre fasi. Entro il 2030 tutte le strutture di produzione Toyota saranno a zero emissioni di carbonio. Entro il 2035 una gamma di prodotti completamente a zero emissioni di CO2. Entro il 2040 neutralità carbonica nella logistica e nella catena del valore. Per raggiungere questi obiettivi bisogna adottare un approccio multitecnologico alla mobilità sostenibile. Parliamo di veicoli elettrici, ibridi e tecnologie emergenti come i carburanti a zero emissioni e l'idrogeno. In pratica non esiste una tecnologia in grado di risolvere tutti i problemi, ma ogni tecnologia può garantire vantaggi per un determinato uso a seconda del paese. Non importa quale sia il sistema, ciò che conta è il risultato. In sintesi, chi potrà permetterselo dovrà investire nello sviluppo di tutte le tecnologie, affrontando sfide come la distribuzione dell'idrogeno, la limitata autonomia e i lunghi tempi di ricarica dei veicoli elettrici, i costi dei carburanti sintetici e biologici. In questo contesto anche le corse automobilistiche svolgeranno un ruolo determinante, perché tramite le competizioni il pubblico conoscerà le nuove tecnologie disponibili. Toyota Gazoo Racing, ad esempio, sta testando nuove soluzioni a zero emissioni che verranno utilizzate nel campionato mondiale rally e persino alla 24 ore di Le Mans. Gli automobilisti come possono evitare di fare scelte sbagliate? Valutando l'acquisto in base alle reali esigenze della quotidianità, sperando che l'Unione Europea torni a occuparsi di politica, lasciando alla scienza le redini dello sviluppo tecnologico.